Eccoci qui all'atelier Gatto Giallo, come tutti i giorni da 2 anni a questa parte, un atelier dove si riuniscono le menti più brillanti del fumetto italiano e francofono. In questo momento io sto lavorando su il secondo volume di Jean-François Villon, una serie che ho iniziato molto tempo fa, troppo tempo fa. Lavoro sul secondo, sono a un po' più di metà in questo momento. Siamo alla pagina 38. Speravo che fosse la 39, ma invece è ancora la 38. La 37 che non è ancora finita. François Villon ha appena fatto un furto insieme ai suoi compari Coquillard. Lui dice addio al suo tutore Guillaume e parte in paesaggio. Qui mi piacerebbe che iniziasse a nevicare, quando anche se qua non si vede, però vorrei da qui, in questa parte qua, che inizia a nevicare, fino a che lui si ritrova in un paesaggio completamente innevato. La prima cosa, matita leggera per le masse principali, diciamo. Siamo a casa di François Villon, cioè che lui abita da Maître Guillaume, che è il suo tutore, diciamo. Per ora mi interessa mettere un po' le forme che funzionano. L'importante è che sia credibile, poi che dia l'idea di un... un po' di secchi, roba abbandonata, fa sempre... Qui invece mi serve una documentazione, perché lui esce dalla porta. Non c'è pas trop de nouvelles de Francesco. Ah, questa qua.
La porta Saint-Jacques. Si può un po' inventare. Non faccio un ripasso preciso, poi alla fine, cioè ci sono alcune cose ovviamente rimangono, però le linee precise, tipo queste linee dritte, così rimangono più o meno uguali, però non è la matita, non la faccio come una pre-china, cioè disegno molte cose a matita che poi è china, non si vede. Tutto questo per esempio lo faccio, ma non, poi alla fine non lo disegno veramente tutto, lascio un po' di bianco. Faccio sempre di più le quattro strisce regolari, perché alla fine comunque aiutano nel... Sopra? Su tutte le pagine, cioè più vado avanti e più diventano quattro strisce regolari, perché comunque quando le metti insieme, poi nel primo facevo più variazioni tipo queste, che però alla fine insomma complicano a volte le cose un po', quindi più vado avanti e più tengo questa struttura sempre uguale. E altre variazioni a parte prima, rispetto a prima? All'inizio le prime pagine erano completamente, cioè sempre sulla base delle quattro strisce, però con tanti livelli diversi. Questa è una cosa che faccio, che questa è tipo mezza vignetta, mezza... Sì. Altezze, queste cose le faccio sempre meno, perché alla fine sono belline, però cioè, secondo me distraggono e basta, magari nelle scene più movimentate magari uno spezza un po' la tavola, può aiutare a... perché c'è un metodo particolare. Vediamo il metodo di Bordelier. Per poter rifare senza sbavare con la mano, poi. Allora, prima... Ah, mano libera le fa. Sì. Prima tutto il lato sinistro. Thank you.
il nero. Mettiamo il nero. Poi questo metti l'accelerato, così sembra il tuo faccio. Mi sa che sì, alla fine. Faccio velocissimo. No, perché se lo faccio in tempo reale. No. Questa è acqua sporca. Però ho scoperto che lavando il pennino ogni volta, anche velocemente, vi allungo la vita. Scortex nuovo e la tua gamma di acquarelli è quella piccolina lì. Ma io ne uso uno solo. Thank you.
devo fare un tono per il cielo, se no la neve bianca su che cosa la metto? Appennino una tecnica che ho brevettato io.